Ringraziamento al sindaco Viligiardi che ha pensato a me. È stata una cosa inaspettata che non avevo considerato, francamente. Le motivazioni sono lo stimolo che io ho sempre costruttivo di impegnarmi, di dare qualcosa e di ricevere qualcosa dagli incarichi. Sicuramente quello che io posso portare in questa amministrazione è un'esperienza durata 10 anni, un'esperienza molto positiva che io ho vissuto a Bucine, prima con il sindaco Nannini e poi con il sindaco Testi. Poi un po' anche per impegni di lavoro più importanti mi sono un po' allontanata dalla politica ed oggi che sono finalmente in pensione sono stata contenta di accettare questo incarico e di poter nuovamente dare il mio contributo. Sicuramente l'assessore al bilancio non è quello che ha la bacchetta magica e che può cambiare né il patto di stabilità né quello che sono le entrate e le uscite di un comune. Quello che io cercherò di fare è quello di dare il massimo impegno, di mettere come ho sempre fatto nel lavoro e nella politica correttezza e tanto impegno e di portare le mie esperienze. Il primo obiettivo è quello di capire prima di tutto una realtà che non conosco e di cercare di portare anche un'ottimizzazione e delle novità per quelle che sono le mie conoscenze.